Allora, la diocesi è iniziata nel 62 ufficialmente, è stata costituita nel 62, eretta nel 62, però i Saveriani sono arrivati nel 50. Corrisponde alla provincia nord della Sierra Leone. E possiamo dire che quando sono arrivati i Saveriani era ancora terra vergine dal punto di vista evangelizzazione. C'era stato un padre irlandese degli Spiritani che aveva visitato alcune città del nord, ma niente di più. Dal 50 arrivano quattro missionari, Monsignor Razzolini, che dopo è diventato il primo vescovo, Padre Olivani, Padre Calza e Padre Stefani, i quali hanno iniziato un lavoro in tutte le direzioni geografiche della provincia e hanno puntato fin dall'inizio sull'educazione. È stata la loro scelta, che è nel passato, ricordo bene, quando io studiavo teologia era criticata questa scelta, però adesso, dopo 14 anni in Sierra Leone, posso dire che è stata una scelta molto indovinata, perché di fatto è attraverso le scuole siamo arrivati ad annunciare il Vangelo a moltissima gente. In questo momento la diocesi ha 26 parrocchie, una cappellania, abbiamo 400 scuole elementari, 60 scuole medie, 3 scuole vocazionali. E abbiamo anche l'università che è stata iniziata da Monsignor Biguzzi nel 2005 assieme al padre Joseph Touré, che è l'attuale Vice Chancellor o Rettore. Ecco, posso dire che la diocesi si è sviluppata nelle scuole perché è lì dove si faceva il catecumenato. Anche se la maggioranza dei nostri alunni e dei nostri studenti sono musulmani, il paese, il 70% della popolazione è musulmana, per legge noi siamo liberi di condividere la nostra fede, di condividere il Vangelo, quindi attraverso il catecumenato si sono avvicinati i primi ragazzi, si sono battezzati e anche le vocazioni, la maggioranza dei nostri sacerdoti sono usciti da queste attività nelle scuole. Certo, adesso la parrocchia sta prendendo sempre più, come diciamo, un ruolo primario, nell'evangelizzazione. Comunque resta di fatto che le scuole sono il campo privilegiato di evangelizzazione nella nostra diocesi.